Bentornati al consueto appuntamento con Navigare Informati, il programma per la vostra sicurezza in mare. Vi ricordo che il numero blu per il soccorso in mare è il 1530. Anche quest'anno riparte l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. 3.000 tra uomini e donne, 200 gommoni saranno presenti lungo le coste italiane e nei laghi per la sicurezza dei bagnanti, dei subacquei e dei diportisti. Oggi ci troviamo nella spiaggia di Viareggio, dove la Guardia Costiera è impegnata con l'operazione Mare Sicuro per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti. Siamo a bordo della motovedetta 2116 della Capitaneria di Porto di Olbia. Oggi ci troviamo nella base aerea della Guardia Costiera di Sarzana. Bentornati a Navigare Informati, il programma per la vostra sicurezza in mare giunta all'undicesima edizione. Alghero, sino al 13 giugno la motonave oceanografica Urania effettuerà rilievi batimetrici tra Punta Tangone e Capo Falcone. Le unità in transito non intralcino l'attività di ricerca. Costa Smeralda, la zona di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle coste basse, sia sabbiose che rocciose, è destinata esclusivamente ai bagnanti. Per poter raggiungere la riva, tutte le unità devono utilizzare gli appositi corridoi di lancio, navigando a meno di 3 nodi. Taranto, fino al 17 giugno nello specchio acqueo antistante il campomarino nel comune di Maruggio saranno effettuati rilievi fotografici subacquei per lo studio della biodiversità del coralligeno profondo. Tutti i punti e divieti sono disponibili sul sito della Guardia Costiera. La Spezia. Domenica 7 agosto si svolgerà l'86esima edizione del Palio del Golfo. Dalle 15 alle 20 l'area indicata in grafica sarà interessata da gare di imbarcazione a remi e dal lancio di paracadutisti. Nella zona sono vietate tutte le unità marittime e subacquee. Buongiorno a tutti, oggi vogliamo parlarvi di pesca subacquea. Innanzitutto, la pesca subacquea può essere effettuata solo in apnea, senza perciò l'uso di apparecchi respiratori ausiliari. Un subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante sormontato da una bandiera rossa con striscia bianca trasversale, visibile da almeno 300 metri. Oggi parleremo del pangasio, spesso spacciato per i più pregiati filetti di cernia o di sogliola. Il pangasio è un pesce d'acqua dolce che vive in Vietnam e Thailandia nel fiume Mekong, uno tra i 10 fiumi più inquinati al mondo. Ha un prezzo variabile, ma solitamente al di sotto dei 10 euro al chilo. Ma quando viene venduto spacciandolo per sogliola, arriva anche ai 35 euro al chilo. Buona giornata a tutti i telespettatori. Oggi vogliamo parlare con ognuno di voi, anche con i più piccoli. Prima di entrare in acqua, controlla il colore della bandiera esposta dallo stabilimento balneare più vicino. Se la bandiera è rossa, evita di fare il bagno. Non tuffarti in acqua dopo un'esposizione prolungata ai raggi del sole e non allontanarti al di là dello specchio di mare riservato alla balneazione. Evita di tuffarti dagli scogli, può essere davvero molto pericoloso. Oggi ci occupiamo di soccorso in mare. In caso di uomo a mare, occorre immediatamente mettere tutto il timone dal lato di caduta, discostando così la poppa e soprattutto l'elica dal naufrago. Quindi provvediamo a lanciare immediatamente un salvagente. In caso di scarsa visibilità, possiamo lanciare anche un fumogeno arancione per segnalare il punto di caduta. Ci troviamo a bordo di un traghetto per parlare dei punti di riunione. La sicurezza in mare si basa anche sul fattore umano. La preparazione degli equipaggi è fondamentale. Per questo motivo, durante i controlli vengono svolte delle esercitazioni di abbandono nave. La prima cosa da fare è raggiungere i punti di riunione indicati a bordo. La stagione estiva sta per volgere al termine. Ai possessori di imbarcazioni ricordiamo di svolgere alcune operazioni di manutenzione prima di procedere a qualsiasi rimessaggio, come cambiare l'olio, pulire il filtro e controllare l'elica. Per gli appassionati di immersione è fondamentale conoscere le tecniche, gli strumenti e i dispositivi di segnalazione e sicurezza. Pertanto, anche in questo caso, raccomandiamo a chi desidera cimentarsi in questo sport di frequentare un corso specifico presso centri autorizzati. Arrivederci. 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 Arrivederci.